Roma è all'avanguardia nella formazione d'esperti in intelligenza artificiale, ci sono infatti numerosi corsi e dottorati secondo la mappatura realizzata dall'associazione di settore AIXIA. Negli ultimi anni l'ecosistema capitolino ha visto nascere una ventina di percorsi universitari che affrontano in modo verticale o interdisciplinare le tematiche legate al principale trend economico del momento. Tuttavia, non esistendo un curriculum ad hoc, gli insegnamenti vengono impartiti all'interno di diverse facoltà per le triennali, le opportunità le opportunità sono concentrate soprattutto nelle classi di laurea di ingegneria dell'informazione e scienze e tecnologie informatiche, per le magistrali in quelle di informatica e ingegneria informatica. L'ambito più attrattivo è quello del machine learning, l'utilizzo di dati statistici per potenziare l'apprendimento automatico dell'algoritmo. Il tasso di occupazione è incredibile, quasi il 100%, afferma Gabriele Greco, presidente di AXIA dal Triennio, gli studenti vengono presi d'assalto dalle aziende e nei periodi di stage e di scrittura della tesi già iniziano a lavorare non proseguendo gli studi. Nonostante ciò la domanda di questi profili resta alta e la scarsità di talenti è la prima causa della poca diffusione dell'intelligenza artificiale nelle piccole e medie imprese. Oggi sul mercato mancano specialisti dei dati, programmatori e architetti di reti neurali. In risposta a queste esigenze come primo approccio alla materia, le università nella capitale hanno aperto numerosi corsi e dottorati, tra questi l'Ateneo di Roma 3 offre i moduli online gratuiti. Elements of AI, la Sapienza che è tra i cinque istituti capofila del dottorato nazionale in intelligenza artificiale, ha inaugurato il corso in filosofia e intelligenza artificiale focalizzato sulle ricadute etiche dell'innovazione tecnologica. Altri corsi che comprendono big data, algoritmi e identità digitali applicate alla comunicazione sono stati attivati dall'Unicusano. Poi in testa alla branca salute c'è il campus biomedico di Roma.